Parlare di Mazzone mi viene facile, nel senso che penso che sia stato un allenatore di tutti, non è che la squadra che allenava, era una persona, è una persona che allenava in modo particolare, era una persona diretta, sempre a mille, carico, pronto a qualsiasi sfida. Io ho avuto il piacere di averlo in due situazioni, che poi ci legano proprio due episodi importante, sia a Perugia che a Brescia, la corsa verso la curva dell'Atalanta e il gol alla Juve nell'ultima giornata di campionato del 2000. Quindi sono state anche due cose che ci legano anche. Al di là di quello, ecco, è una persona come è nel documentario dove è stata descritta, viene fuori, proprio emerge la qualità della persona, lo spessore umano abbinato all'allenatore. Se si è fatto caso, quasi tutti i grandi giocatori che sono stati intervistati hanno detto tutti la stessa cosa, cioè è una persona che per lui ti butteresti nel fuoco, che è una persona leale, che ti protegge. E lui magari le cazziatone ce le faceva durante la settimana, quando le partite magari non andavano come dovevano andare, però guai se sentivo un'altra persona di fuori che faceva una piccola critica al suo giocatore, perché diventava una iena. E poi c'è anche questa scomposizione della persona, nel senso che, come lui spesso ha detto, cioè nell'arco della settimana era una persona, quando iniziava la partita arrivava il fratello ignorante, gli diceva: te la sta da parte che ci penso io. Ma lui, cioè, lo dice scherzando, ma era un po' la verità, perché lui una partita entrava nella partita con la concentrazione e con la grinta, e questa cosa qui la percepivi. Quindi anche noi quando eravamo lì sentivi questa presenza di questo omone gigante che è sempre pronto a spronarti e a darti là. Ecco, questa descrizione, secondo me, dell'uomo. Poi io l'adoro per tanti motivi, perché dopo si è creato anche un rapporto umano, e quindi si parlava anche di altre cose, capiva, lui sapeva leggere le situazioni. Quando magari c'era da riposare, era un po' stanco, diceva: oh, fate una doccia, un bagno massaggi, oggi riposa. Perché capiva, senza che tu gli dicessi le cose, aveva questa percezione di sapere ascoltare e aiutare anche i giocatori che aveva fra le mani. Spesse volte il calcio rimane nella superficie, no? Quindi la lettura non è mai profonda, non sai mai quello che c'è dietro una persona, perché poi siamo persone, non è che anche se uno gioca a calcio o fa l'allenatore, non è che poi non ha sentimenti o non ha emozioni, è un freddo, non è così. Lui racconto quella dell'Atalanta, dove in un derby, fratto molto sentito, perché Brescia-Atalanta è un derby veramente tosto, e perdevamo in casa 1-3, poi lui veniva insultato in tutti i modi, romano di merda, la mamma, tutta la partita così. A un certo punto è esploso, ha detto: se facciamo il 3-3, poi vengo io sotto la curva. E così ha fatto, e poi è anche un uomo di parole. Ecco, questo. Cioè, in questi suoi spunti capisce anche la persona, cioè un uomo verace, diretto, non è che sta lì a pensare, a guardare, dice: ma che succederà dopo? Non gliene frega niente, è uno che va dritto per dritto e poi se ne parla. Ecco. E questo è un po' lo specchio di quest'uomo qui, per quello poi tanti giocatori lo amano, perché lui ti protegge come un padre, appunto. Quindi ti bastona a volte come devi fare per farti crescere in modo giusto. Quindi i motivi ci sono sempre. Perugia invece era un fatto di proprio, dice, l'ultima partita dove noi non è che avessimo da chiedere chissà cosa all'annata, nel senso che eravamo salvi, il Perugia aveva raggiunto il suo scopo nel campionato, però era successo che la partita prima, la Juve, per esempio, c'è successo un gol, no, non mi ricordo bene, sono passati 20 anni, però
un gol che fu annullato, quindi ci fu casino, proteste dei tifosi laziali a Roma contro la federazione, cioè, era successo, quindi c'era un'attenzione, perché la partita è incredibile, tutta settimana televisioni, interviste, c'era cioè un continuo per creare attenzione in questa partita qua. E lui dice, io non ho bisogno di questa pressione. Io dice, la mia onestà è scritta nella storia mia, lui diceva, no? Era orgoglioso di questa cosa. Infatti le parole che dice Nicolini nel documentario, dice, io posso dire a tutti quello che voglio, ma tutti non possono dire a me quello che vogliono, perché io posso andare a testa alta, tanti abbassano la testa. Quindi questo è l'orgoglio di quest'uomo. Quindi per lui dice, noi giochiamo la nostra partita, facciamo il massimo che può fare, che si può fare. È chiaro che tecnicamente c'era un livello diverso perché la Juve era una squadrona, cioè, la Juve c'era Zidane, Del Piero, Inzaghi, Davids, Montero, chi più ce n'ha più ne metta, cioè era una squadra straordinaria, solo che era arrivata in un momento di difficoltà fisica, come succede spesso nei campionati dove la crisi ci può avere a metà, alla fine o prima, però un periodo succede sempre questa cosa qua. E quindi è successo che poi era diventata determinante la partita, perché vincendo appunto la Lazio poteva andare a vincere. Se pareggiavano andava a fare uno spareggio, Lazio e Juve. E quella partita poi in più successe che primo tempo, cioè, la Juve poteva vincere 3-0, 4-0, ha avuto un sacco di occasioni sbagliate, poi piove, 10 minuti dove venne giù un'acqua incredibile, e anche in questo lui diceva, stiamo tranquilli, siamo fatti da 12, cioè, nel primo e secondo tempo, è stata un'ora in quarto, però c'è sempre stata la tranquillità di, questa è la gestione, anche, fa parte anche di un allenatore, la gestione dei momenti, no? E lui in questo è sempre stato un grandissimo gestore. Poi dopo è andata come è andata la partita, è finita, insomma abbiamo vinto 1-0 e lui ha detto, intervista, per far vincere uno scudetto alla Lazio ci voleva il romanista, riferendosi a lui, Sì, no? al Però documentario c'è. ecco, per dirti, ma lui aveva sempre la battuta, lo scherzo, anche nei momenti più drammatici, riusciva a trovare questa in maniera semplice, perché è una persona semplice, però, ripeto, in questa sua semplicità è straordinaria. No, Baggio, ecco, lui, l'analogia è chiaro con i livelli diversi tra me e Baggio a livello tecnico, perché Baggio è un campione. Però la gestione sua, io avevo 33 anni, lui, un anno più di lui, di Baggio, 66-67, però ecco, Mazzone in questo è straordinario perché c'era anche Signore, cioè rigenerare i giocatori quasi a fine carriera, no? Questo lui ecco è straordinario. Tornando al rapporto con Baggio, bello, io penso che difficilmente abbia avuto dei problemi con compagni, lui era un campione, ecco, quasi che viveva le cose con la naturalezza, cioè faceva delle giocate anche nell'allenamento, anche nelle partite, cioè, che erano di un altro pianeta, cioè, uno veramente straordinario. Roberto Baggio forse è stato fra i calciatori più forti, italiani sicuramente fra i più forti, ma anche a livello mondiale, cioè, un giocatore che di una tecnica straordinaria. Lui aveva appunto le ginocchia purtroppo un po' martoriate, fin da piccolo ha avuto problemi ai legamenti, ai menischi, sai, questa è un po' la paga, infatti lui finito le partite soffriva tanto, poi è chiaro che non si riprendeva il martedì d'allenamento, ma si riprendeva perché quando c'hai dolori non è facile, però ecco, nonostante questa, la passione e lo spessore del ragazzo l'ha sempre portato ad andare avanti. Guardiola è un ragazzo che viene da 8 anni capitano del Barcellona, una figura importante, sceglie di andare a giocare a Brescia, lui ha detto, diceva sempre, anche per Baggio, no? Soprattutto per Baggio è venuto, poi perché giocare con lui è una cosa che l'ha stimolato tanto, però ecco una persona di uno spessore umano grande, tecnico, poi diventa, ora se ne dà un tecnico a parlare di Guardiola adesso è anche fin troppo facile, no? Perché quello che sta facendo
sua carriera da allenatore, una cosa straordinaria. Invece c'è un'altra cosa, ecco, che per esempio Pirlo, ragazzo un po' più taciturno, però lui, per esempio, l'ha inventato Mazzone come regista. Lui nasce trequartista, un talentino, un ragazzo di grande talento, però non riusciva a emergere. Aveva giocato già nell'Inter, però non riusciva a prendere, ecco, questa attesa che c'era verso di lui. Lui si è inventato, avendo Baggio, l'ha messo dietro, è diventato questi due qua. Uno palleggiava in mezzo al campo, non era straordinario, l'altro davanti faceva le magie tecniche. E da lì poi è andato al Milan e poi Pirlo è diventato uno dei registi più forti al mondo. Quindi è stata l'intuizione, quindi fa capire anche lo spessore dell'allenatore. Perché queste cose qui ti cambiano la carriera, ti cambiano, non è che sono tutti così semplici a trovare la quadratura giusta. Poi c'è stato appunto Luca Toni, ragazzo sempre simpaticissimo, sempre, che lì ancora non era maturato come calciatore a livello grande, no? Però l'avevano pagato tanto perché l'avevano preso dal Vicenza, hanno fatto un bel investimento, Gino Corioni, però ancora non era diventato quello che poi è diventato. Poi è diventato Luca Toni, è diventato uno dei centravanti, anche lui più forti in giro per l'Europa, perché lui faceva gol a valanghe. Ma sono stati Hübner, che era un, fra virgolette, sottovalutato, perché il ragazzo che quando partiva negli spazi era straordinario, c'era cioè una velocità, una potenza, e però è uno che magari è arrivato tardi in Serie A. È un peccato perché secondo me aveva le qualità per starci molto di più e far vedere anche lui quello che era. Guarda, mi si è voluta che io, poi dopo Brescia sono stato 2 anni a Venezia in Serie B, ho finito la mia carriera lì e poi ho iniziato subito ad allenare, fare l'assistente, sono partito, sono 15 anni che alleno, ho avuto delle cose secondo me bellissime, per esempio con il Portogallo ho vinto il campionato, siamo andati in Serie B, portato il Portogallo. In Serie B per me è una roba straordinaria, un contesto bellissimo. E poi dopo ho allenato ancora Brescia 2 volte, sono stato a Padova, sono stato. Secondo me adesso c'è una maturità giusta per avere l'occasione. Aspetto quella, aspetto perché ancora mi piacerebbe arrivare in Serie A, perché questo lavoro mi piace. Però so che ci può essere l'opportunità, ma devo andare a cercare, sono pronto a mettermi in gioco per poter appunto raggiungere questo obiettivo. Sono sempre stato così, determinato nelle cose che ho fatto e voglio continuare a farlo perché è una cosa che amo, perché poi se non hai la passione, non hai la voglia di metterti in gioco, poi rischi di fare un passo indietro, no? Invece qua devi sempre stare aggiornato, devi sempre evolverti, perché io per esempio lo scorso anno ho allenato la primavera della Lazio. Lo so. Lì, ecco, io giovane, però devo dire che ho imparato tantissime cose nel capire i ragazzi di oggi, cioè che è difficile, a volte sono molto, cioè c'è una, come dire, sono un po' chiusi, devi anche aiutare, fragili mentalmente, a volte si esaltano troppo facilmente, pensano già di essere arrivati. E adesso la gestione è più particolare, ci deve parlare molto. E in questo, ecco, Mazzone, anche in questo era avanti, perché con noi aveva colloqui individuali e così riusciva a capire chi aveva di fronte. Io questa cosa qui, una cosa che mi è sempre piaciuta, perché spesso nelle squadre sono stato il capitano delle squadre, quindi avevo questo ruolo che ho cercato sempre di usarlo per il bene della squadra, non per il mio. Anzi, quando c'era da fare un passo indietro ero sempre il primo. Quando c'era invece da prendere difese, magari mi mettevo davanti. Però ecco, sono tutti insegnamenti che a volte raccontarli ti fa capire che un mondo non è così banale come spesso viene detto. Per stare a certi livelli ci deve avere qualcosa di speciale, se no non ci può stare. Mi è capitato, no? Sempre, per esempio a Brescia siamo andati settimi, si è fatto regola la storia del Brescia. A Udine, la prima volta che siamo andati in Europa, ero io il capitano di quella squadra lì, siamo andati terzi. Cioè, tutte nelle piccole, però cosa succede? Quando giochi, tra virgolette, nelle piccole società, difficilmente vengono risaltate le cose, no? Però hanno una soddisfazione che non hanno prezzo, perché tu quando riesci a far fare, a dare e trasmettere alla gente qualcosa di,
non hanno mai provato, perché andare in Europa, prima che l'Udinese non c'era mai andato in Europa, neanche con Zico, quindi per la prima volta andarci a giocare contro l'Ajax, Udinese-Ajax, è stata una partita che sembrava, se tu vedi lo stadio e vai a rivedere le immagini della Rai che fanno vedere Udinese-Ajax, vedi uno stadio Friuli che sembra... Cioè, se ti lancia almeno una monetina rimbalzava da quanta gente c'era, ma l'entusiasmo, in Friuli poi. Cioè, tu immagini dentro sei un uomo, sei solo, perché sei solo, perché l'allenatore è solo, ma le cose vanno male, non c'è a fianco nessuno, neanche tua mamma ce l'hai a fianco, perché sei colpevole di tutto, sei uno stronzo. Però questi qui, te immagini che queste cose qui le butti giù, ma arrivi a un certo punto, perché dopo senti, ah, esaurimento a quello, schizzato quell'altro, perché, cioè, c'è delle pressioni, che raccontarle, è facile, cioè, dietro la scrivania dire testa di cazzo, figlio di puttana, è facile così, ma te, spesse volte, la sensibilità di un uomo, non la conosci. Per esempio, a me, se mi dici una volta a testa di cazzo, potrei essere uno sensibile, che cazzo mi ferisci, no? Ma che cazzo, ma come ti permetti? Provati a starci, dice, ma dopo, e il discorso è sempre, ma quello guadagna tanto. Provati a gestire una situazione dove sono milioni di mezzo, perché te se fallisci non vai in Champions League, vuol dire. E cazzo, e la colpa diventi veramente, a parte che ti fanno un culo così, però cioè, c'hai delle responsabilità. A volte non, perché? Perché spesso dietro sono ragazzi giovani, ma giovani giovani che non capiscono, perché ancora, come dici te, prima non lo capivi, adesso che sei grande hai capito capisci come funziona. Bello quando sei in mezzo, ma sei in mezzo al campo, sei in mezzo allo stadio, stadio pieno, vedi? Cioè è un'adrenalina che te non vivrai più dopo, quando smetti, perché tanti vanno in crisi? Perché quando smetti tu, cioè quelle cose lì diventa come nutrimento, come se tu mangiassi in piatto, è continuo, cioè emozioni vere, perché se fai in gol, cioè te immagini, io immagino... La gente si immagina che fa un gol decisivo, dice, vorrei fare un gol decisivo, e tu lo fai. E dici, che cazzo penserà, come vivrà le cose? Cioè, sono cose che sono enormi, no? Però quando le vivi dopo? Dopo smetti, che fai? Finisce. E dopo, io come dico sempre ai giocatori, quando smette, i ragazzi che allenano, quando smettete che vi togliete la magliettina, la mettete nel cassettino, e non vi caga più nessuno. E non vi caga più nessuno, finito il giochino. Quindi quando siete lì, fatevi il culo così se volete starci, se no state a casa, andate a fare dell'altro, fate un'altra roba. Se no, per fare quel lavoro lì, per emergere, devi farti un culo così, ma mentalmente diventa forte. Cioè, se no, quando chiude il tutto, la magliettina nel cassetto, finita la musica, No, si cala e loro. Se lo capisci a 20 anni, fai bingo. Se lo capisci a 30, sei quello che racconti, ma io il ginocchio, me l'ho fatto male al ginocchio. Beh, no, te eri una testa di cazzo in quel momento lì. Oppure non avevi qualità, ma lo devi capire. Non è che offendermi, poi farà dell'altro, ma io diventi un ingegnere, diventi... E dopo, no, invece succede l'inverso. Se non arrivi lì, ti senti un fallito. Cazzata. E io dico, studia, studia, perché se non, se diventi giocatore vai a studiare, ti fa il tuo percorso, ti fai altre cose. Invece no, ah, oddio, falli me, ma che cazzo è? Cioè, vanno educati.